Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di EDN Kronos Live. Oggi abbiamo ospite con noi in studio il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi, buongiorno. Io sono Eliana Sciarra, giornalista parlamentare della EDN Kronos, con me in studio la collega della redazione Cronaca, Sara Di Sciullo. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non possiamo non iniziare dalla tragedia di Ischia. C'è una nuova allerta meteo e sabato è prevista una nuova giornata critica. Quindi chiediamo subito al Ministro che cosa dobbiamo aspettarci e quali misure state mettendo in campo. Intanto non è escluso che possa il maltempo e il perdurare della pioggia possa determinare ulteriori smottamenti. Ed è per questo che i servizi di protezione civile, quindi tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, d'intesa con il prefetto di Napoli, hanno deciso di allargare il perimetro della cosiddetta zona rossa, la zona di particolare vulnerabilità in questo momento, il che inevitabilmente determina l'allontanamento dalle case degli abitanti coinvolti nella zona rossa. Alcuni non vogliono sentirne di allontanarsi, penso temano lo sciacallaggio di qualche sprovveduto, altri sono convinti di non correre alcun rischio, ma obiettivamente fino a quando non avremo messo in sicurezza quell'area, quella zona, nella sommità del monte dal quale è partita la frana, dobbiamo restare particolarmente vigili. Tenete conto che sono stati 175 mm caduti di pioggia caduti in meno di 24 ore, un fenomeno, la cosiddetta bomba d'acqua, che purtroppo da qualche anno è presente anche in Italia a seguito del cambiamento climatico, e quindi quello che fino a ieri sembrava un evento straordinario adesso diventa un evento col quale imparare a convivere. Domani è previsto anche un Consiglio dei Ministri, verrà varato un nuovo decreto Ischia. Che cosa conterrà questo provvedimento? Non posso in questo momento anticiparle nulla perché il documento è in elaborazione. Il provvedimento che abbiamo adottato nell'immediato, credo che non sia mai accaduto nel passato in meno di 24 ore, serve intanto a sostenere le prime spese, i primi costi per derogare alle norme vigenti. Quindi alla condizione di emergenza si aggiungono e si accostano procedure di emergenza. Dopodiché si procederà ad una ricognizione dei danni, ad una verifica degli interventi più immediati da eseguire, e si passa dalle parole ai fatti. Ma ci può dire quantomeno se sono previsti nuovi stanziamenti? Perché domenica scorsa sono stati previsti 2 milioni di euro immediati. I 2 milioni sono stati già stanziati, e con l'ordinanza del capo della protezione civile diventano materialmente disponibili subito per acquisto di beni e servizi, senza bisogno di ricorrere alle procedure ordinarie, come avviene in una condizione di emergenza. Quindi sul provvedimento di domani non ci anticipa nulla. Saranno necessarie altre risorse, ma subito dopo avere definito il quadro completo della situazione. Bisogna intervenire per mettere in sicurezza il territorio, e intanto dobbiamo preoccuparci di oltre 200 persone che sono state sfollate, alcune ospitate nelle famiglie di parenti, amici, altre negli alberghi, e quindi dobbiamo ridurre al minimo i disagi delle persone che direttamente o indirettamente sono state coinvolte in questa drammatica e tragica calamità.
Tra l'altro il problema del dissesto riguarda varie zone del paese, se pensiamo che i dati dicono che il 94% dei comuni è minacciato da questo fenomeno. Lei stesso ha detto che le norme vanno cambiate, talvolta anche in maniera radicale. In che direzione, secondo lei, bisogna andare per modificare la normativa? Intanto non vorrei allarmare gli italiani, perché se è vero che più del 90% dei comuni ricade in un'area a rischio idrogeologico, è anche vero che il rischio può essere basso, medio e alto. Certo, abbiamo la necessità di capire perché quello che doveva essere fatto non è stato fatto, e non è un problema di risorse. Le risorse ci sono, ma non vengono utilizzate. Io credo che serva aggiornare il piano di previsione e soprattutto lavorare sulla prevenzione. La prevenzione strutturale impone individuazione dell'intervento, progettazione e appalto. Ma se questa procedura, questa filiera può impegnare anche più di 2 anni, è chiaro che la probabilità che le risorse rimangano inutilizzate diventa sempre più netta. Serve quindi un coordinamento, ed è questo l'obiettivo al quale stiamo lavorando, fra le amministrazioni statali che si occupano della tutela del territorio, della previsione e della prevenzione, e servono procedure snelle, perché soltanto se si interviene in tempo si può mitigare il rischio. Escluderlo del tutto mi sembra davvero impossibile, ma mitigare, ridurre gli effetti di una calamità, sia essa sismica, sia essa idrogeologica, io credo che sia possibile, e per noi diventa un impegno prioritario. E penso che questo sarà anche al centro del piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che avete anche preannunciato. Non so se ci può dare qualche spunto, qualche priorità che ci sarà all'interno di quel piano. Il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico è stato avviato nel 2016, la competenza è del Ministero dell'Ambiente. Il guaio è che da allora, pur essendo trascorsi 6 anni, quel piano non è stato mai formalmente approvato. Ecco, la Commissione per la valutazione ambientale ancora non ha completato la propria attività. Un esempio di inerzia, vorrei dire, o comunque di lentezza inconcepibile con le esigenze che emergono dal territorio. L'impegno del collega Pichetto Fratin e soprattutto del Presidente del Consiglio Meloni è che entro l'anno quel piano possa essere già operativo, e quindi, essendo un piano di previsione, possiamo passare alla prevenzione con gli interventi sul territorio affidati alcuni ai comuni, altri alle province, altri alle regioni. Noi immaginiamo anche la nomina di un commissario con poteri sostitutivi e sanzionatori, ove mai gli enti locali, le articolazioni dello Stato non dovessero entro uno spazio di tempo preciso portare a compimento la procedura per la realizzazione dell'opera. E a proposito di commissari, ieri il governatore campano Vincenzo De Luca si è opposto alla nomina a commissario per l'emergenza Ischia di Simonetta Calcaterra. Domani in Consiglio dei Ministri pensate di nominare un nuovo commissario? La nomina del commissario per la gestione dell'emergenza non è di competenza del Consiglio dei Ministri, ma del Dipartimento di Protezione Civile, d'intesa, dice la legge, con il Presidente della Regione interessata. Il Consiglio dei Ministri ha avanzato una proposta, questo sì può farlo, ragionevole, ed era il commissario al comune maggiormente colpito dalla calamità. Si tratta di una donna viceprefetto che conosce più di ogni altro
la fragilità dei luoghi in ogni caso ha una certa padronanza della materia, pur non essendo un tecnico. Il Presidente ha ritenuto di dover dare il proprio assenso ad una figura più tecnica, diciamo così, e quindi il Capo Dipartimento sta concordando una soluzione che vada bene a tutte e due le parti. La verrà indicato nelle prossime ore. Non bisogna perdere tempo, noi abbiamo lasciato autonomia all'ingegnere Curcio per individuare la migliore soluzione, sperando che da parte del Presidente della Regione non ci sia un atteggiamento, come dire, di chiusura. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare questo nuovo, certamente, nuovo nome? Certamente. Io quindi questione di ore. Io mi auguro anche nelle prossime ore. Senta, in questi giorni un tema che ha suscitato grande polemica è quello del condono del 2018 che venne varato dal governo giallo-verde. L'allora Presidente del Consiglio, attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, prende le distanze dicendo che non si trattava di un condono ma di una semplificazione. Ministro, era un condono? Si è trattato di un condono? Guardi, io l'ho detto e lo ripeto, non mi iscrivo al partito della polemica quando ancora non abbiamo neanche celebrato i funerali delle povere vittime e mentre i soccorritori continuano a scavare per arrivare agli altri dispersi. È una questione di buon gusto. Non mi sembra, è anche una questione... Non mi sembra il momento adatto. Le posso rispondere con una battuta. Potrà anche non piacerle. Una casa condonata o non condonata, sanata o non sanata, se quella casa costituisce un pericolo per il territorio e per chi la vive, io credo che il tema del condono diventi assolutamente marginale e secondario. Voglio essere più preciso. Prima di occuparci del condono di una casa abusiva o di una casa sanata successivamente, dobbiamo chiederci perché quella casa è stata autorizzata, perché è stata rilasciata una concessione edilizia. Però c'è un problema endemico, perché in Campania il 64% delle abitazioni a Ischia, probabilmente la percentuale è molto più alta. È un problema endemico, certo. In Campania ci sono oltre 300.000 casi di costruzioni abusive, la Campania detiene il primato fra le regioni italiane, il fenomeno è maggiormente diffuso nel Mezzogiorno, ma inutile dire che dal nord a sud l'abusivismo per 50-60 anni l'ha fatta da padrona. Dov'era la classe dirigente che doveva vigilare sulla attività edificatoria del proprio comune? Questa è la domanda che dobbiamo porci, anche se oggi il vero tema è quello di trovare una soluzione normativa che possa intanto impedire che si continui a costruire abusivamente, che possa determinare l'abbattimento delle case costruite in zone ad alto rischio e quindi con un vincolo assoluto, penso alle spiagge solo per fare un esempio. Al tempo stesso bisogna intervenire sul territorio per evitare che i fenomeni come quello accaduto ad Ischia possano ripetersi. La Protezione Civile non si occupa di condoni e non si occupa di abusivismo, si occupa degli effetti che certo abusivismo determina sul territorio. Però Fratelli d'Italia, che il suo partito nel 2018 votò il decreto Genova che conteneva quella norma sul condono a Ischia, fu un errore votarlo? Io non conosco la materia, non conosco la pratica, in quel momento facevo il presidente di una regione dove l'abusivismo purtroppo è molto diffuso. È chiaro che col senno di poi ognuno fa le valutazioni che deve fare, ma io mi chiedo se oggi, in questo momento, sia questo il tema prioritario o se invece non abbiamo il dovere di chiederci perché le case che dovevano essere abbattute non lo sono state, nonostante le ordinanze emesse.
È vero che i sindaci hanno paura ad abbattere le case perché in alcuni contesti rischiano anche la vita, è vero che alcuni lamentano la mancanza di fondi per attivare le procedure e finanziare i mezzi meccanici per abbattere le case, è vero che esiste l'esigenza, che permane l'esigenza di una maggiore presenza dello Stato. Qualcuno sostiene che questa materia possa e debba passare alle competenze dei prefetti, qualcun altro sostiene che per abbattere le case sarebbe meglio chiedere l'intervento del genio militare. La materia, come vede, presenta diverse scuole di pensiero. Abbiamo bisogno di metterle assieme, le scuole di pensiero, per ricavarne uno solo. Il Ministro giustamente pone il problema dell'abusivismo e delle demolizioni. C'è anche un altro problema correlato, che è quello legato al fatto che ci sono stati dei fondi stanziati e sembrerebbe non spesi. Ecco, rispetto a questo, di chi è la responsabilità e come è stato possibile che in un decennio questi interventi non siano stati fatti? Credo di averlo già accennato il punto. Non è un problema di risorse, perché fra il PNRR, l'FSC, i fondi strutturali contro il dissesto idrogeologico, fondi del Ministero dell'Interno, noi abbiamo oggi 3-4 fonti di finanziamento, ognuna obbedisce ad un regolamento diverso dall'altra. Quando su una materia così delicata e complessa intervengono più soggetti, si corre sempre il rischio di non arrivare ad una soluzione concreta e immediata. L'obiettivo del tavolo di lavoro, del gruppo di lavoro che stiamo istituendo proprio in queste ore presso il mio ministero, col concorso di tutti i colleghi direttamente o indirettamente interessati, è quello di trovare una proposta di semplificazione, in attesa che la materia possa essere gestita all'interno di una legge quadro che richiederà naturalmente un tempo maggiore. Ma non è un problema di risorse e questo fa rabbia, certo, perché pur certo, avendo una disponibilità finanziaria non si riesce a mettere a profitto la risorsa e quindi ad aprire i cantieri e quindi a intervenire per mitigare il rischio del territorio. È inerzia, è distrazione, è complicità. Infatti sicuramente la figura di un commissario che vigili su questo potrebbe essere una soluzione. Anche questa è una ipotesi di lavoro alla quale stiamo lavorando, ma certamente bisogna cambiare registro, bisogna cambiare marcia, perché altrimenti tragedie come quella di Ischia, che non è la sola, si rischia di doverne subire altre nel futuro, e questo non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo permettere, perché per ogni cittadino il diritto alla sicurezza, prima di essere un fatto istituzionale, una garanzia istituzionale, è un diritto fisiologico. Certo. Dire. Ministro, lei poco fa ha parlato dei sindaci in prima linea, dei sindaci che rischiano anche la vita talvolta. Lei è d'accordo su questa idea di abolire il reato d'abuso d'ufficio che è stato proposto anche dalla Presidente del Consiglio la scorsa settimana all'Assemblea dell'ANCI? Molto spesso il sindaco diventa l'alibi in alcune procedure. Firma un avviso di garanzia ipotizzando il reato di abuso d'ufficio e poi oltre il 90% sì, di questi procedimenti finisce archiviato. Segno evidente che si crea un clima di paura. La cosiddetta paura della firma. Ogni sindaco dice: io tengo famiglia, io non voglio finire sui giornali per ipotesi, pur restando un'ipotesi di reato. Noi dobbiamo mettere i sindaci nelle condizioni di poter lavorare con un minimo di serenità. Io conosco prime cittadini, conosco dirigenti della pubblica amministrazione che hanno difficoltà a completare una procedura amministrativa perché temono la spada di Damocle dell'ANAC,
della Procura della Repubblica, della Procura della Corte dei Conti. Non si può lavorare in questo clima. I sindaci sono nella trincea più avanzata, a volte anche con emolumenti e con indennità davvero insignificanti. Dedicano buona parte della loro giornata, subiscono il fiato della gente sulla nuca, sentono il respiro della gente giorno dopo giorno. Non è possibile non tenere conto di questo contesto. E allora stare accanto ai sindaci diventa una necessità, anche con una revisione normativa che naturalmente non deve deresponsabilizzarli. Sì, perché poi c'è il rischio che con tragedie come quelle di Ischia qualcuno Non se debbono la prenda essere col governo dicendo. deresponsabilizzati, ma non bisogna neanche farli vivere nell'incubo, perché continuando di questo passo, noi fra 10 anni avremo persino difficoltà a trovare candidati a sindaco. E questo davvero Dice. sarebbe una sconfitta per la democrazia e per lo Stato. Anche per la politica. E per la politica soprattutto. Soprattutto. Ministro, restando sempre sul tema del territorio, del dissesto, Italia Viva chiede di ripristinare la struttura di missione, l'unità, insomma, granata proprio contro il dissesto, Italia Sicura. Che ne pensate? Non siamo, non abbiamo una posizione di ostilità pregiudiziale. Quella struttura di missione aveva una funzione, stiamo cercando di capire perché è stata soppressa. Molte volte avviene per pregiudizi di carattere, politico. Quando cambia un governo si ha la impressione che tutto quello che è stato lasciato dal precedente governo debba essere cancellato Smantellato. e invece alcune cose possono e debbono essere mantenute. Il presidente Meloni ha dato la disponibilità ad esaminare la possibilità di ripristinare Italia Sicura, altre strutture di missione sono state soppresse. Al di là, a prescindere dal valore che rappresentavano e dai risultati positivi che avevano saputo lasciare sul territorio, noi non abbiamo pregiudizi. Esamineremo nelle prossime settimane la possibilità di recuperare questa struttura di missione, o di modificarla in alcune parti. C'è attenzione da parte del governo. Tutto quello che può essere utile per facilitare la politica di interventi per la messa in sicurezza del territorio sarà fatto a prescindere da chi, l'ha voluta o l'ha suggerita. E con il senno di poi anche la riforma della forestale può aver creato dei danni, come lamentano alcuni sindaci, nella prevenzione, nella gestione del territorio. Guardi, sulla prevenzione del territorio in materia di foreste, io dico che bisognerebbe cominciare dall'inasprimento delle pene per i piromani. Provengo da una terra dove gran parte Certo. degli incendi è dovuta alla mano dell'uomo. Questi delinquenti dovrebbero essere adeguatamente puniti dalla magistratura con pene effettivamente scontate per diventare anche un deterrente nei confronti di altri. C'è bisogno di scoraggiare chi per varie ragioni, e non sono persone malate, per varie ragioni ogni anno mettono a rischio o riducono a cenere migliaia di ettari di vegetazione. E se si pensa che un albero a volte ha bisogno anche di 30-40 anni per crescere e viene distrutto in 2-3 minuti, si prova rabbia e si prova anche una sorta di impotenza, soprattutto da parte di noi amministratori. Poi c'è l'esigenza di dover gestire meglio il territorio, di rivedere le politiche per la forestazione, per il rimboschimento. Dobbiamo tornare a insegnare, a mettere a dimora gli alberi nelle zone in cui questo è possibile farlo, perché la presenza di alberi, non importa se è ad alto fusto,
spesso costituisce un deterrente, un freno allo smottamento dei terreni e quindi alle frane. Serve una cultura ambientale molto più diffusa, a cominciare dalle scuole elementari, così come si rende, a mio avviso, necessaria la promozione della conoscenza del rischio del territorio. Ogni cittadino, non importa che abbia 10 anni o che abbia 90 anni, ha il diritto di sapere, di vivere o di convivere con il rischio. Il rischio vulcanico, il rischio sismico, il rischio idrogeologico, il rischio incendio boschivo, il rischio industriale, ma ha il diritto alla conoscenza, perché i comportamenti dell'uomo sono fondamentali nel rapporto col territorio per garantirne la tutela. Ministro, ieri c'è stato l'incontro tra Calenda e Meloni sulla manovra. Lei crede che da qui a fine legislatura la maggioranza amplierà il suo perimetro, cioè entreranno a far parte della maggioranza anche Renzi e Calenda? Beh, questa è la scuola di pensiero dei malpensanti. A cui come giornalisti me lo lasci dire. Lei fa il suo mestiere e lo fa anche bene. No, io credo che sia un modo intelligente di fare opposizione, perché l'opposizione non deve avere pregiudizi. L'opposizione deve saper controllare, deve sapere stimolare, deve sapere denunciare quando serve, ma deve anche sapere proporre. Credo sia questo lo spirito che ha animato quella forza politica nella topografia parlamentare di opposizione. Poi tutte le considerazioni che si possono quindi resteranno all'opposizione, ricavare, mi pare di capire. Ma secondo lei questa è una scelta che attiene a quella forza politica. Io credo che si possa stare all'opposizione pur svolgendo un ruolo di proposta e di condivisione, almeno su alcuni temi. Il centrodestra ha una sua maggioranza, ha un suo perimetro, con quella maggioranza ha chiesto e ha ottenuto il consenso del popolo italiano e non c'è motivo perché la maggioranza debba subire delle alterazioni. Proprio tornando a Calenda, però con un riferimento alla maggioranza di cui lei fa parte, ieri appunto Calenda ha detto che ha accusato Forza Italia di sabotare la manovra. Lei vede un fuoco amico da parte degli azzurri, cioè crede che come giudica questi distinguo che spesso Forza Italia ha anche sul primo decreto varato, quello su rave? Guardi, io sono un esperto di fuoco amico. Sì, poi ne parliamo. Ecco. Per averlo subito sulla mia pelle. Ma al di là della mia esperienza personale, io posso davvero dirle con assoluta serenità che la nostra è una maggioranza coesa, una maggioranza stabile, nella quale inevitabilmente operano sensibilità diverse. Siamo tre forze politiche, a parte i centristi, e quindi ogni forza esprime le sensibilità che appartengono al proprio vissuto, al proprio patrimonio ideale, valoriale, ma gli obiettivi finali sono condivisi da tutti, come avviene in ogni maggioranza di governo che ha assunto l'obbligo e l'onere e l'impegno di governare per 5 anni. Quindi nessun fuoco amico, ma vedo fantasmi di colpi bassi, per colpi bassi o per tragedie, non vedo cospiratori. Ecco. È critica costruttiva quella di Forza Italia. E credo che sia anche utile. Le posso assicurare che i ministri di Forza Italia votano all'unanimità, quindi assieme agli altri colleghi di altre forze politiche, e questa è la garanzia. Poi ogni partito, naturalmente, al di fuori del palazzo, obbedisce alle proprie regole per marcare qualche differenza
che non è sostanziale, ma è affidata soltanto alla voglia di parlare al proprio elettorato. Ministro, passiamo a un altro capitolo, il Ponte sullo Stretto. Lei è stato anche presidente della Regione Siciliana, si farà con questo governo? Beh, sarebbe davvero ardito rispondere sì. Posso solo dirle che in questo governo tutti siamo d'accordo a che si lavori per la realizzazione del collegamento stabile fra le due sponde. Quando sarà possibile avviare il cantiere è difficile dirlo. Colgo grande buona volontà da parte di tutti, non sarebbe un regalo ai siciliani o ai calabresi questa grande infrastruttura, ma sarebbe una delle condizioni essenziali per rendere il Mezzogiorno d'Italia e quindi l'Italia competitiva nel mare Mediterraneo, che ormai cambia, non è più un mare di frontiera, è un mare di scambi, è un mare di cerniera. E velocizzare la movimentazione delle persone e delle merci è uno dei requisiti essenziali perché un territorio possa diventare competitivo e quindi attrattivo di investimenti. Io sono certo che il ponte sullo stretto, essendo una priorità nel programma del governo, possa essere nei prossimi mesi e nei prossimi anni rimesso sulla giusta corsia. Da solo non basterebbe, servirebbe in Sicilia e nell'estremo Mezzogiorno, servirebbero ulteriori strutture strategiche, servirebbe velocizzare le ferrovie, attrezzare qualche porto in maniera da poter ospitare gran parte del gigantismo navale che ormai proviene dal canale di Suez. Serve rivedere il sistema aeroportuale, serve completare gli anelli autostradali, ma io non mi iscrivo al partito del benaltrismo, quello che sostiene prima del ponte c'è dell'altro. No, il ponte è una priorità come lo sono altre infrastrutture e l'una e le altre possono benissimo essere avviate contestualmente perché inesorabilmente si interferiscono l'una con l'altra. Ministro, sempre sugli investimenti, veniamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lei nei giorni scorsi ha proposto di spostare la scadenza del 2026 perché c'è un problema oggettivo di capacità di spesa. È una proposta che farete all'Unione Europea, quella di posticipare la scadenza per avere la possibilità di investire poi quelle risorse? Il collega Fitto si trova in una posizione di grande responsabilità. Il primo obiettivo è quello, restando invariata la scadenza, di provare ad accelerare le procedure che purtroppo, almeno fino a oggi, non sono andate particolarmente veloci. Noi siamo al governo da un mese. Sì, i numeri parlano chiaro. Stiamo provando ad accelerare. Se la scadenza del 2026 non dovesse essere compatibile con la inerzia o la lentezza che finora ha caratterizzato, almeno in parte, la prima stagione, il primo step di questa straordinaria risorsa, sarà necessario chiedere almeno 2 anni di proroga. 2 anni quindi, 2028. 2028. Non so quale sarà la risposta dell'Unione Europea, ma certamente noi non possiamo perdere questa straordinaria opportunità. Ma quindi è un tema che porrete subito, perché porlo successivamente forse si rischia di... Il Ministro ha già promosso una serie di incontri bilaterali per comprendere e individuare l'anello debole della filiera. Abbiamo ancora qualche settimana di tempo per completare questo lavoro di ricognizione, questo lavoro istruttorio e poi decidere
che tipo di proposta avanzare all'Unione Europea. Però è un'ipotesi, insomma. È un'ipotesi proprio perché abbiamo il dovere di spendere fino all'ultimo centesimo, ma non dipende da Roma o non dipende soltanto da Roma, ecco. Da Ministro delle Politiche sul Mare, come risponde a chi si oppone alla decisione di autorizzare nuove trivellazioni? Quella è una materia più ambientale che di pertinenza mia, ma non mi sottraggo alla non può. Non mi sottraggo alla domanda. Noi in questo momento viviamo un'emergenza energetica. Se la indipendenza dalla Russia e non soltanto dalla Russia fosse stata al centro dell'agenda politica 10 anni fa, in tempi ordinari avremmo trovato soluzioni straordinarie. Poiché oggi non è possibile pensare di rinviare il tema, tutto quello che può essere sfruttato dai nostri giacimenti, anche fossili, va sfruttato con grande riguardo naturalmente al contesto ambientale. Fino a quando non avremo una energia alternativa, un'energia rinnovabile sufficiente a tenere in piedi il sistema energetico italiano, il fossile diventa un male necessario. Il governo Meloni si è dato 2 obiettivi, ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, emissioni zero entro il 2050. Sono questi gli obiettivi. Nel frattempo bisogna lavorare per potenziare le rinnovabili e per sfruttare tutto quello che la natura ci offre. Sfruttare significa ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente. Non abbiamo soluzioni alternative. Se avessimo pensato in tempi ordinari a soluzioni straordinarie, oggi non saremmo costretti a continuare a lavorare col fossile. Quindi chi avanza certi ragionamenti o fa il demagogo o è ipocrita o vive su Marte. Ministro, sempre sul nodo, il nodo balneari, il governo che farà? Le concessioni andranno a gara a fine 2024 come previsto dal governo Draghi? È un tema che non abbiamo ancora affrontato, peraltro formalmente la delega non è neanche arrivata, quindi io... Però ci anticipa qualcosa, direi, questo è un tema... La volontà, ma il Presidente Meloni lo ha detto in più occasioni, anche prima di essere Presidente del Consiglio, noi guardiamo con grande interesse a questo tessuto imprenditoriale che è quello dei gestori degli stabilimenti balneari, sono circa 30.000 in Italia, molti hanno fatto degli investimenti, molti si sono indebitati, molti hanno assunto impegni anche in base alle dichiarazioni che provenivano da Palazzo Chigi 2, 3, 4 anni fa, quindi è chiaro che noi non possiamo non tenere conto di questo tessuto che ha dato e continua a dare all'economia italiana, né possiamo consentire che le lobby internazionali e straniere possano sostituirsi alle nostre imprese, essenzialmente piccole e medie, quasi sempre a conduzione familiare. Ma andranno a gara? Glielo chiedo perché Asso Balneari addirittura sostiene che non rientrerebbero nell'alveo della direttiva Bolkestein le spiagge. Io sono una persona seria, capisco che lei ci prova, io le apprezzo questa sua determinazione, ma ancora non ho ricevuto la delega e non sono autorizzato ad esprimere opinioni che sarebbero personali e quindi... Però ci promette che saremo i primi a sapere, almeno questo, ma non quando lo faccia, avrà la delega. Ma non lo faccio sapere agli altri colleghi giornalisti, se no me li faccio nemici. Ministro, in chiusura un paio di domande sulla Sicilia, che è la regione nella quale è stato presidente. La lite tra Miccica e Schifani ha portato alla formazione di 2 gruppi all'ARS. Da lontano come vede questa rottura? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E non ci dice neanche perché Miccichè ha il dente avvelenato con lei? Mi occupo di cose serie.
Senta, mi sono dimenticata però di chiederle una cosa. Guido Bertolaso avrà un ruolo nella protezione civile o in generale un ruolo istituzionale Il dottore Bertolaso è un mio caro amico, l'ho conosciuto nel 2001, nell'inverno del 2001, quando assieme stavamo sul fronte per le calamità che interessavano la zona etnea in Sicilia. È mio amico personale, è una persona competente, in questo momento ha tante cose da fare, alla guida dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia. Lasciamolo lavorare. So che quando ho bisogno di attingere ad un suggerimento, qualunque tipo di suggerimento, potrò contare sulla sua disponibilità. Sono Ministra, la ringraziamo per la sua presenza, le sue io che ringrazio risposte voi. Grazie, puntuali. grazie a DN Kronos e buon lavoro a voi. Grazie. Buon lavoro a lei, bocca al lupo. Arrivederci al prossimo Viva il buon appuntamento di lupo. ADN Kronos Live. Thank you.